Per fare questo video orribile, Alice mi ha fatto aspettare 2 ore per fare colazione. Io sto morendo di fame. Allora. Quindi adesso fai il tuo bellissimo video, io farò il miglior cameraman che tu abbia mai avuto. Grazie, però veloce che ho fame. Ok, allora oggi voglio preparare lo smoothie bowl, che è tipo una cremina. Guardate, questo è il risultato finale che deve venire. Quindi già ve lo sta spoilerando. Questo acai, cioè tipo un bowl di quelli hawaiani che si mangiano in quei posti lì, è fatto con yogurt greco, kiwi, banana, zucchero che vabbè qua dentro, poi mirtilli malcontenti, malcontenti, poi fiocchi di avena che sono qui e un po' di lime che ce l'ho in frigo. Il lime non so se c'entra. Dice che bisogna prendere un kiwi molto maturo perché bisogna frullarlo. Noi non abbiamo il frullatore, quindi io lo schiaccerò, verrà tipo pappetta che viene meno liquido. Senti, sono il frullatore. Già Mirko fa le facce. Dico, stai zitto, però le facce le fa lo stesso. No, vabbè, di disgusto. Non ho il frullatore in questa casa che abbiamo affittato, quindi lo schiaccio tipo pappetta, perché tanto si può fare anche così. E dice che bisogna scegliere un kiwi maturo e poi dopodiché bisogna sbucciarlo, tagliarlo a pezzi e metterlo nel frullatore insieme allo zucchero. Dopo anche la banana e il succo di lime. E infine aggiungere lo yogurt e frullare proprio tutto. E deve venire una roba cremosissima. Dopodiché si aggiungono tipo dei mirtilli. Ma non c'è un video dimostrativo, no, vero? No, è una ricetta così. Si aggiungono dei mirtilli, dei cereali, dei pezzi di banana tagliati fini, dei pezzi di kiwi. Quindi viene una cosa molto beauty e Instagram. Ma la mettiamo anche quella là? Esatto, poi si può mettere anche un po' di sciroppo d'avena, che verrà bellissimo. Bello, che loro... Cioè, non c'era nella ricetta, quello è una nostra aggiunta. Ah, sì, un'aggiunta. Ok, iniziamo. Vai. Cioè, però a me fammela senza kiwi e senza quello viola, come si chiama? Mirtilla malcontenti. Ok, allora iniziamo con lavare i mirtilli. Perfetto. Che è la parte, diciamo, più importante, perché altrimenti mangi la polvere. Esatto, li lascio qua a sciacquarsi un po'. No, non funziona così il lavaggio, però va bene uguale. No, bisognerebbe tipo fare così per togliere. Ti ho detto di parlare? No, infatti. Ho detto di stare zitto. Devo stare zitto. Ok, perfetto. Cosa fai? Shh. Io prendo kiwi, banana e yogurt con lo zucchero e il lime, mentre Mirko prende solo banana e yogurt. Quindi qua metteremo un'altra banana adesso. Iniziamo a mettere lo yogurt. Sì, in una scodellina. Ok. Ma fa bene, sto coso per la dieta. Lo yogurt greco va benissimo per la dieta, senza zucchero però. Senza zucchero per me è una sofferenza. Però ma... ragazzi, tanto bisogna aggiungerne un po', c'è scritto nella ricetta. Anzi. Dopodiché prendiamo un po' di succo di limone. Io non lo voglio. Ora taglio un po' di limone qua. Non vorrei dire, ragazze, ma il limone fa bene per il colesterolo. Mirko si è studiato tutte le cose. Sì, fa benissimo. Infatti io non lo prendo perché non mi piace, però... Ma tu lo mangi a fette, non mi piace. Ma non mi piace qua perché ho paura che okay. mi fa diventare troppo acido il tutto. Ora mettiamo un po' di zucchero in entrambi perché c'è scritto proprio nella ricetta, se no non lo metterei ovviamente. Di canna? Di canna assolutamente, che fa meglio. È uguale, ma non importa. Mamma mia, che mi manca la voce. Prendiamo un po' di zucchero e ne mettiamo un po' qua e un po' qua. Ok, ora è la parte in cui con una forchetta dobbiamo amalgamare tutto, schiacciando. Facile. E poi ci aggiungiamo, in realtà bisognerebbe aggiungere anche i fiocchi d'avena subito. Aspetta. No, io li voglio mettere di sopra. Ok, allora adesso bisogna schiacciare perché io non ho il frullatore, se no in teoria bisognava frullare il tutto. Figo, poi secondo me lo dobbiamo anche provare col frullatore. Sì, col frullatore viene una bomba. Viene una bella pappetta. Sì, assolutamente. Madonna, raga, c'ho l'acquolina in bocca. Sì, già così sembra buonissimo. Anche a me sta venendo, sai. No, è buonissimo, viene. Ok, vi risparmiamo questo tritaggio. Ok. Bene, è quasi frullato del tutto. No, la consistenza è giustissima. Amico. Sì, ci sono dei leggeri pezzi non avendo il frullatore che secondo me non sono neanche no, male. No, è vero, non sono male questi. Ok, ragazzi, ora voglio provare a fare come nella ricetta, che è venuta una cosa pazzesca, però come posso farlo esattamente perfetto? Allora, guardiamo, vediamo se riesco. Secondo me faccio una cavolata. Ah, figo. Faccio passare l'avena. Se riesco. È troppo spesso secondo me. Troppo spesso? Secondo me sì. Ma così è troppo poco spesso. Ok, vediamo se è venuto, aspettate. Questo è un momento critico. E beh, dai. Vedi che è troppo spesso. Non importa. Però è figo. È venuto perfetto. Ora, ragazzi. No, mi rovini tu.
tutto così. Mi fa cagare. L'avena non è buonissima, Emi. Vado. Allora, ci siamo. Momento della verità. Ed ecco qua. No, che ecco qua, devi fare... Ah, giusto, perdonatemi. Manca lo sciroppo d'agave che abbiamo deciso di mettere noi. Vado. Questo è il tocco aggiuntivo inventato da noi. Ecco, tutto fuori fuoco, non importa. E vabbè, tanto era difficile che venisse. Aspetta che faccio... Cioè, ragazzi, io non ho parole. Io ho fatto la tua stessa identica cosa, però l'ho coperta, cioè sotto quello che c'è sotto è uguale al tuo. Però ragazzi, a me piacciono i cereali, quindi... Ho capito, ma dovevo far vedere che cosa c'era, tu hai coperto. Vabbè, immaginate che sia uguale a quello lì, suo, uguale. Cioè, l'ha fatto così solo con le banane, lui, però poi ci ha messo i cereali e ha coperto tutto. Troppo buoni i cereali. E non ho ancora finito, perché devo mettere un biscottino sopra. Ok. Allora, l'assaggio, la parte allora, fondamentale. L'assaggio. Prendi un po' tutto, ecco, così. Buono, vero? Mamma mia! Ma è devastante! Te lo giuro! Nomi, è veramente buono. Ragazzi, ve lo giuro, è buonissimo. No, mi sono seria. Lo so, l'ho assaggiato prima di te io. È buonissimo. Oh, mi stai facendo venire fame. Ragazzi, provatelo. Provatelo a casa. Non so veramente cosa dire, perché è stata una ricetta provata a caso. Perché sono giorni che vorrei... Ricetta è un parolone, però. Come la chiami questa? Accozzaglia di cose, perché... È stata una accozzaglia di cose improvvisata, va bene così? Ok, sì. È bello che gli ho detto all'inizio video, mi raccomando stai zitto. Questa mia ricetta che ho provato stamattina è stata improvvisata. Cioè gli ho detto, mi proviamo a fare questa cosa, voglio fare un video per il mio canale. E devo dire che sono sorpresa. Cioè mi piace proprio il gusto. Forse se non vi piace tanto l'amarognolo o un po' di aspro, non mettete tanto limone. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Provate a farla a casa perché è molto semplice. Se avete un frullatore ancora meglio, non mettete la velocità massima, sennò viene liquido e fa schifo. Anzi, secondo me è meglio con la forchetta, vero Mi? È venuto buono piastricciato con un po' di pezzi. Vabbè, anche il liquido secondo me è buonissimo. Sì, anche il liquido è buono. Però qua è tipo più pappetta, è buono. Vabbè, comunque io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.